E ora parliamo della folla di bambini e adulti ieri sera a Sassari per la presentazione del libro di Dani Cabras. Molti bambini lo hanno sorpreso imitando alcuni suoi sketch comici. Vediamo il servizio. Dai social ai banconi delle librerie. Daniele Cabras, il giovane sardo che ha raggiunto circa 4 milioni di follower con i suoi video, ha deciso di passare alla parola scritta con Un ragazzo tenero, edito Mondadori. La storia di un bambino e delle sue quotidiane disavventure che fanno sembrare l'età della fanciullezza una giungla piena di insidie, dalla famiglia fino ai banchi di scuola. No, che bello, siamo qua a Sassari e pensavo venisse più gente, però va bene lo stesso, comunque quella che c'è. Spero, il microfono è acceso. Sì. Io mi emoziono, io dentro di me ho un'emozione unica, non si capisce, ma sono veramente emozionato perché ci sono sia ragazzini e anche magari gli adulti, le mamme che si possono anche riconoscere nel ruolo di mamma che appunto interpreto io. È bello perché condividiamo sostanzialmente tutti la stessa vita, quindi non c'è niente di più bello, ragazzi, è una cosa troppo soddisfacente. Io mi diverto un sacco, loro si divertono. E non c'è niente di più bello. Daniele Cabras ha presentato il suo libro a Sassari, presso la galleria commerciale Corte Santa Maria, dove è stato accolto da una calorosa folla di grandi e piccini. La serata, introdotta da Gigi e Umberto Graziano, è proceduta con molte domande, molti saluti e le divertenti interpretazioni dei giovani fan sul palco. Ti ho detto aspetta un attimo, devo un attimo, ma ti giuro, li faccio, però... è certo, il tuo attimo dura un'ora, al massimo una giornata, è certo! Infine, Daniele Cabras ha autografato le pagine dei libri, riservando a ogni ammiratore una dedica speciale.